Io ho intenzioni serie, sai. Sono mica un farfallone che vola di fiore in fiore. Io quei tre che ho ammassato, li ho ammassati perché ce l'avevo promesso. E quando Bartolo il Monsese promette una cosa, l'è quella. A Bartolo, ma chi dice niente? Io non vedo l'ora da sci. Ma quello uscire pistola ti dice per l'ergastolo come me. Quindi è meglio che ti dai una bella sistemata perché io sono il più bel partito che tu trovi qua dentro, eh. Ma che partito? Uè, fammi calpirla, ma lo sai che se ti metti con me qui dentro diventi la regina? Oh, ma quale regina? Qui ce ne stanno tanti meglio da me. Oh, tutta robaccia. Ti ho visto, sai, sotto la doccia, così bel paffutello, liscio, senza peli. È stato un coup de foudre, che non vuol dire colpo di fodera, ma colpo di fulmine. Oh, a Bartolo, io sono un ragazzo di famiglia sana. A me ste relazioni non mi piace. Uè, bambina, tu ti sei messo in testa, non ne farai mica questo affronto, eh? Ti ho visto che parlavi con Calabrese, sai? Il Calabrese? Sì. Ma chi ha visto per niente? E allora sei d'accordo, o mio o di nessuno. O ti faccio la festa o ti stacco la testa. Bartoluccio? Mm? Scriviamo a mamma mia. Se c'è dal consenso, famo qualche cosa. Così mi piace, dammi di rischi che scrivi subito. Però prima che non risponde mamma mia, non famo niente. D'accordo, solo il bacino della buonanotte e basta. Bertarelli, Franco, in parlatorio. Meno male, mi hanno chiamato, scusi. Ciao, bella figa. Vai. Sto cornuto. Vigliacco bastardo. Ti ha fatto male, Venticello? No, è stato un calcio regolare, li mortacci sua. Tu hai fatto i passi di campo, sì. Io squalifico la squadra. Tu squalifichi Roger. E ricordatevi, chi fa male al mio ragazzo, ci sono tanti cassettoni a due finché non diventano dispari. E tu non giocarci con questi brutaloni, tu sei un'anima gentile. No, sì, io so tutto casa e chiesa e voglio rimanere caste puro senza sposarmi mai. Come sarebbe a dire senza sposarti mai? A meno che non trovo l'uomo dei miei sogni. Ma l'hai già trovato. Sai che facciamo? Ci facciamo trasferire al penitenziario di Porto Azzurro e ci facciamo fare una bella cella matrimoniale. Davvero? Una cella matrimoniale? Per noi due? Sì. Così dopo 25 anni ci paghiamo il mutuo e la cella è nostra? Sì. Oddio, che piacere! Venticello, ha scritto la tua mammetta, acconsente al nostro matrimonio. Ah sì? Sì, leggi. Greggio Bartolo Monsese. Ricevette oggi stesso medesima pregiata sua in data odierna e rimanette molto commossa. Morto. Morto, molto. Ah, molto commossa, come spero anche di voi e mio figlio Franco. Il quale voglio molto bene, datosi la vostra richiesta, so contenta che si sistema e mette su famiglia. Per cui vi mando la mia benedizione col desiderio di tanti nipotini. Vostra affezionatissima suocera Gloria Marchetti. Vedova Moriconi, Proietti e Bartorelli. Hai sentito? Ho sentito sì, voi nipotini. Beh, che c'è di strano? Li adottiamo. Sai che facciamo? Oggi parliamo con Don Murialdo, quello che ammazzava i fedeli con le ostie avvelenate. E poi ci facciamo sposare, eh? Anche lui è qui a San Vittore. Ah, pure lui sta qui? Eh? Sono molto contento. Sì, eh? Ci facciamo sposare. E stanotte... Mamma mia! Oddio, che dolore! Pare che già mi sento incinta.